Allora, mi stai dicendo che tu hai una macchina vecchia, non hai Bluetooth sopra, perché essendo una macchina vecchia, non puoi neanche ascoltare la musica, cioè è veramente un casino. Beh, però io forse oggi ho la soluzione per te e la vedremo in questo video. Salve a tutti amici tecnologici e benvenuti in questo nuovo video. Come al solito io sono Gabbo e oggi vedremo un gadget che vi permetterà di trasformare la vostra macchina da vecchia senza Bluetooth a invece ad averlo Bluetooth e con pochi euro, cioè oddio, pochi euro, una decina di euro, che secondo me per il dispositivo che vedremo oggi sono veramente pochi e ne valgono veramente la pena. Ormai è da un annetto e mezzo che lo utilizzo sulla mia macchina è del 2010. Quindi non è nuova e mi ha letteralmente cambiato il modo di sentire in macchina la musica. Vi ricordo che se vi interessano questi tipi di video, siete appassionati del mondo tecnologico, volete pareri, recensioni sui gadget e su tante cose tecnologiche, come in un prossimo video credo vedrete questa bellezza che mi sta riprendendo, vi invito ad iscrivervi al canale così da rimanere sempre sintonizzati. E vi ricordo che sono su molteplici altri social che trovate qua sotto in descrizione, ma che molto probabilmente saranno anche apparsi qua perché mi trovate anche su Instagram e anche su TikTok. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo il gadget di oggi e vediamo di che cosa si tratta. Il gadget di oggi, come vedete, è proprio questo qua, piccolissimo, si inserisce nella presa, come vedete, quella dell'accendisigari, che nel 2022, ma anche nel 2000, c'erano queste prese, quindi le trovate su qualsiasi macchina, anche molto molto vecchia. Semplicemente lo inseriamo in macchina. Si accende con questo LED luminoso che vediamo qua e la possibilità anche di cambiarlo, ma ovviamente è una cosa prettamente estetica. Ma nel caso voi aveste già delle canzoni dentro una chiavetta, potete anche inserirle qua all'interno di queste due chiavette e nello stesso tempo potete caricare il vostro cellulare. Un'altra cosa veramente interessante, che poi tanto adesso andremo in macchina, vi farò vedere il test proprio di come funziona. Avete la possibilità di utilizzare anche l'assistente vocale e rispondere alle chiamate, che è la cosa che mi ha svoltato di più, perché mentre guidi, se non avete dei dispositivi appositi per fare delle chiamate o magari uno smartwatch che mentre guidate potete parlare, una telefonata è sconsigliata in macchina, anche perché poi sappiamo le conseguenze quali sono. Poi faremo anche un test per vedere come si sente, anche se l'ho usato svariate volte e problemi non ne dà. Ovviamente non vi aspettate l'audio che sentite qua adesso con un microfono professionale, ma sarà prettamente un microfono come quello dal cellulare. Adesso andremo in macchina e vi spiegherò come questo semplice gadget vi possa trasformare la vostra macchina da senza Bluetooth ad averlo e sfruttarlo al massimo. Bene, siamo nella mia macchina, fa un caldo micidiale in questi giorni, ma andiamo a vedere il nostro famoso gadget. Come vi dicevo prima, è molto semplice e intuitivo da usare. Adesso vediamo come utilizzarlo e vediamo anche un attimino qual è la sua resa, sia con il Bluetooth, perché faremo una chiamata, che ascolteremo un attimo la musica. Vi farò vedere come funziona. Passiamo all'altra telecamera e come vedete, ecco in mano il mio gadget e lo inseriamo esattamente dove abbiamo il vecchio accendisigari. Non appena lo inserite, ovviamente dovete accendere la macchina, lui non si accenderà, non sprecherà energia, batteria per chiunque se lo possa chiedere. E semplicemente, come vedete qua dai pulsantini, a parte che qua apparirà la stazione radio dove dovremmo collegare alla macchina il dispositivo in modo che lui faccia da ponte tra il nostro telefono e la macchina. Come vedete abbiamo la possibilità di rispondere, stoppare, avviare la musica, skippare avanti e indietro per la musica e due porte USB dove potete caricare il vostro telefono nel caso non aveste una presa adatta, ovvero un USB per caricare già nella vostra macchina il cellulare, ma potrete anche inserire una chiavetta nel caso voi vogliate mettere delle musiche o una playlist che avete già in una vostra chiavetta. Non appena accenderò la macchina, ecco che si accende. Come vedete parla anche, ci dice che il Bluetooth è stato connesso e vedete benissimo qua 93.4, che è la stessa stazione radio che io ho messo sulla mia macchina. Ebbene, come avete visto, è molto molto semplice. Ma passiamo un attimo al nostro smartphone per vedere anche quanto è facile che si connetta al nostro Bluetooth. Non fate caso al telefono con attaccato il cavo, semplicemente sto andando a registrare il video che vedete in questo momento. Clicco su Bluetooth, vabbè, il mio è già attivato, ma è veramente istantaneo, lo troverete con questo nome. Il gioco è presto fatto, perché andiamo semplicemente sul nostro spot e avviamo la canzone che più ci piace.
Ovviamente potete mettere persino i video YouTube, guardarvi le serie su Netflix. Potete veramente fare di tutto. E come avete visto è molto semplice per la musica. È possibile usare anche l'assistente vocale, che è semplicemente quello di Google, dove noi andiamo ad attivarlo. Adesso proviamo a fare una chiamata e vediamo come si sente. Proveremo a chiamare una mia amica, speriamo di non disturbarla. Oi Gabbo. Ciao Fra, sto facendo un test per fare una chiamata e far sentire come si sente effettivamente la chiamata. Intanto praticamente ti sentirai adesso, che sarai nel video. Servirà solo per capire se effettivamente si sente bene. Io sto registrando anche la chiamata per vedere poi come si sente, quindi... Loro, yeah. Oltre a sentire quello che vedono dalla telecamera, che è praticamente quello che sento adesso io dalla macchina, yeah, sentiranno anche come si sente via telefono. Quindi avranno un feedback di tutte e due. Vabbè, tanto tu lo conosci benissimo, non il Bluetooth, perché ormai io ce l'ho da un anno e mezzo sulla macchina. Esatto. E sai benissimo che funziona, però volevo farlo vedere ai telespettatori, diciamo. Ciao amici di Gab. Bene, come avete sentito... È fantastico, si sente bene, si riesce a parlare. Io adesso ero un po' più vicino semplicemente per la telecamera, anzi non mi avrà per niente messo a fuoco. Detto questo, il gadget è veramente utile. Costa poco perché relativamente in questo momento sta a 10 euro su Amazon. Il prezzo può variare di poco, ma io tipo quando l'ho acquistato a 13 euro. Trovate il link qua sotto del prodotto se siete interessati. Ovviamente non è una sponsorizzazione questa, non ci guadagno nulla, ma è un gadget che ho trovato veramente rivoluzionario per la mia macchina. E ho detto, perché non consigliarlo a tutti? Ma detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo video. Spero sia stato molto utile. Vi ricordo di lasciare un like per capire appunto se vi è stato utile e se vi piace questa tipologia di video. Qua da Gabbo è tutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e al prossimo gadget o apparecchio tecnologico.